Allora, Giorgio Marchesi, oggi un tema importante, quello dibattuto, il femminicidio, un tema che sia i dibattiti, che i talk, che i telegiornali, ma anche la fiction, spesso portano alla ribalta con tutte le luci e le ombre che ci sono. Le luci sono la speranza, perché quando lo comunichi vuol dire che un passo avanti è già stato fatto, e tutte le ombre, che sono questi uomini apparentemente e forse volontariamente deboli, che temono una donna forse troppo emancipata. Ma sicuramente, ma credo che il tema sia mi sembra anche da quello che accade oggi spesso, purtroppo quotidianamente, che non ci sia la capacità di accettare un rifiuto, o spesso sono persone che si stanno separando, quindi non c'è l'accettazione da parte dell'uomo o di alcuni uomini di una sconfitta in un rapporto, o anche dell'essere così di una storia che finisce, quindi non essere più amati forse, ma questo purtroppo nella vita capita. È la reazione che colpisce sempre molto e che spaventa. Tra l'altro io ho partecipato anche a un cortometraggio con la regia di Raul Bova anni fa, proprio che scelsero me, proprio perché teoricamente, insomma, avevo la faccia abbastanza rassicurante, proprio perché spesso sono persone insospettabili, insomma, uno si aspetta sempre il bruto, si aspetta invece, e invece spesso sono persone apparentemente insospettabili, persone apparentemente normali, poi come dicono sempre i vicini di casa, no, nessuno lo avrebbe mai pensato, e poi evidentemente qualche problema invece c'è, e credo anche che sia proprio nel rapporto che è cambiato tra l'uomo e la donna. Senti, secondo te lo stiamo comunicando abbastanza, voi con la fiction, interpretando dei ruoli, e non solo, anche col cinema e con i corti, e noi giornalisti, secondo te lo stiamo comunicando abbastanza in modo tale da sensibilizzare fortemente non tanto le generazioni che ci hanno preceduuto, quelle oramai le consideriamo per certi versi un po' perdute, quanto i giovani, per creare coscienze nuove? Sì, anche perché mi sembra che i giovani siano quelli più protagonisti di queste storie drammatiche, quindi credo che sia molto importante, e credo che si stia facendo un lavoro fondamentale. Purtroppo entrare nella testa delle persone è molto difficile, però insomma è giusto continuare a lavorare in questo senso. Senti, un'ultima cosa, per te il libro un po' lo evidenzia, però per te personalmente c'è differenza tra nord e sud e tra ceti sociali? Nel senso, le violenze avvengono di più in taluni ambienti, oppure secondo te effettivamente è universalmente diffuso, perché è proprio il genere maschile che in alcuni casi ha delle carenze fortissime? Sì, purtroppo è secondo me universalmente diffuso. Certo è che gli strumenti culturali sono sempre un aiuto in questo senso, quindi oggettivamente, poi io le statistiche non le conosco, credo che in certi ambienti, diciamo, in cui per esempio appunto c'è ancora una figura dell'uomo vecchio stile, è più probabile che uno non accetti il rifiuto di una donna che non lo ama più. Noi chiudiamo lanciando però un messaggio di speranza. Quanto è importante secondo te portare opere come questa per dire nelle scuole, per esempio, proprio per tornare al discorso di formare le coscienze dei giovanissimi? È assolutamente fondamentale, ma come sempre bisogna lavorare sui ragazzi, sui giovani, perché poi queste sono le generazioni future, quindi forse quelli più in crisi in questo momento sono proprio quella, la fascia centrale, la fascia di mezzo, insomma, perché quelli ancora resistono, le coppie, insomma, diciamo più anziane, anche perché forse lì c'è un'accettazione dei ruoli e di ruoli differenti. Credo che i ragazzi di oggi, comunque, insomma, le differenze tra bambini e bambine siano meno evidenti, e ci sia più l'abitudine alla diversità, comunque, anche alla diversità in generale, quindi anche alla diversità di generi, e questo, insomma, sicuramente è importantissimo, e bisogna andare avanti a farlo proprio nelle scuole per i ragazzi. E noi ti ringraziamo, poi detto da te può diventare un ottimo veicolo. Grazie.